Giulio. Non lo farai. Perché? Perché non dovrei farlo? Perché non hai fatto del male a nessuno. È stato omicidio. È stata strage. Ho rovinato tutto. Dammela tu. Bravo, Giulio. Vieni qua. Andiamo. Emma non castratola, lo sa anche lei. Ma chi? Lo so. Qualcuno che mi conosce. Io sono gay, E questo l'avevo capito. Ah. Non è vero, babbo! Sto lavorando! C'è un nobiluomo che mi sta dando di morte idee! Se le riscrivo e si fa in botto, babbo! E ammazzo uno per un paio di boccapuncia gratis, Di cosa? L'anteso, commissario, a me mi garba farli. E Sanremo? Cosa? Dai, si sa che è tuo posto. Ogni anno si dice Serena Rossi sarebbe perfetta. Ma no! Comunque, in ogni caso, non potrei partecipare a Sanremo perché quest'anno sarete oltreoceano. Dove? Dai! Non è forse vero che parteciperete alla prossima edizione di Pechino Express? Mm-hmm. Rimaniamo sul film. Si dice che ti piacerebbe. E che l'è? Uno scherzo. E cosa ci fa nel suo giardino? Non penserà mica da... No, io non penso niente. Lei piuttosto cerchi di non allontanarsi da Pineta finché non glielo dico io. Avevo dimenticato la scheda nella telecamera. No, questa la teniamo noi! Me la ridia! No, ha registrato cose che non le interessano. Ma sono nella mia scheda. Che è nella mia mano. Me la dia! No! Me la dia! Fermo! Sputa la scheda! Non ci provare nemmeno le sparo! Voglio solamente sapere se Aida sta bene. Sta bene! Vai, cazzo! Sto bene. Falla uscire e ne parliamo io e te. Devo fermare questo scempio. Questa donna ha peccato e deve pagare! Il modo in cui sei entrato nella camera di Aida, come hai fregato la sicurezza. Sei stato il più bravo di tutti. Mi stai prendendo per il culo. All'abbattimento della statua segue, dopo un tempo adeguato, la rivolta.